Ciao a tutti, oggi sono qui per fare questo tutorial sulla spigola a spinning, conosciuta anche come la regina del mare. Innanzitutto, com'è fatta? Adesso lo vediamo insieme. La spigola, chiamata anche branzino, ha un corpo robusto progettato per essere potente e ha una coda grande che fa di lei un predatore fulmineo. E proprio da questa arriva tutta la sua forza. I buchi sul muso e la linea laterale che ha sui fianchi è un sistema di sensori che gli servono per orientarsi e capire dove sono le loro prede. La sua bocca è molto grande, non ha denti, ma ha una placca ruvida sia sopra che sotto che gli serve per ferrare la sua preda per poi inghiottirla intera. Ah sì, per chi non ha mai insidiato una spigola e gli capita di catturarla e vuole farsi una foto ricordo, ricordatevi di fare molta attenzione quando la prenderete per le branchie, perché a metà branchia ha una grossa lama, come si può notare qui. Questa lama qui è tagliente come un rasoio e potreste farvi molto male. Le spigole insediate in mare hanno la pelle di colore verdastro sul dorso, i fianchi argento e il ventre bianco. Le altre spigole, quelle che stanno in laguna e quindi il fondo è fangoso, hanno la pelle sul dorso nera, argento sui fianchi e il ventre bianco. Si mimetizzano in base all'ambiente. Gli esemplari più piccoli hanno dei puntini neri sui fianchi che crescendo gli spariscono. Vivono sempre in branco. Invece gli esemplari più grandi di solito sono in coppia o singoli. È un pesce molto territoriale, ma anche curioso e tende a guatti. La cresta dorsale, come le altre pinne, gli serve per l'equilibrio. Quando è in pericolo o qualche altro pesce va nel suo territorio, alza la cresta come per dirgli: guarda che qui è casa mia. Invece quando parte l'attacco chiude la cresta e le altre pinne per essere più aerodinamico e usa tutta la potenza della coda. Il suo corpo è fatto per essere potente nello scatto, ma non resistente per inseguire le prede. Quindi il suo scatto, essendo un pesce d'agguato, è molto veloce e penso tra i più veloci che ci siano. Gli agguati li fa dal basso verso l'alto, a grande velocità, e di solito non sbaglia, e se sbaglia è difficile che li attacchi, almeno che non siate in laguna in acqua bassa, ed è sì che continuerà a farvi ancora un paio di attacchi. Le sue prede preferite sono i ghiozzi, gamberi, granchi, seppie, aguglie e cefali, ma in caso di emergenza anche i suoi singoli. Diciamo che mangia ogni periodo dell'anno un tipo di esca diverso. In primavera, con la stagione delle seppie, va matta delle seppie. Poi inizia l'estate ed è più attiva e inizia a mangiare cefali e aguglie fino in autunno. Durante l'inverno, invece, con il freddo, stanno in branco e quindi gli basta mangiare qualche gambero, granchio e ghiozzo. Possono raggiungere un metro di lunghezza, un peso di oltre 10 kg e vivere circa 30 anni. La spigola la possiamo trovare dappertutto, sia in mare aperto fino a 20 metri d'acqua, nei porti, nelle lagune e nei fiumi d'estate, perché lì l'acqua è più fresca. In mare si nasconde nelle rocce in mezzo alle posidonie, aspettando di fare l'agguato alle prede di passaggio. I momenti migliori sono l'alba, il tramonto, ma d'estate vi potrà capitare di insidiarla anche a mezzogiorno con il sole alto. Se la pescate di notte nei porti o nelle scogliere illuminate, la troverete subito dopo la fine della luce, dove lì nell'ombra aspetta che passino le sue prede per fargli l'agguato. Con il mare tranquillo non è il massimo per insidiarla, ma può attaccare lo stesso anche quando non è in caccia, perché, essendo un pesce territoriale, per istinto attacca per allontanare chiunque dal suo territorio e può essere la matta anche così.
Le condizioni migliori sono con il mare mosso, quando il tempo cambia e c'è la bassa pressione, e prima di un temporale. Però bisogna sempre ricordarsi che abbiamo in mano una canna in carbonio ed è pericoloso, quindi meglio andarsene a casa. Anche dopo il temporale, con il mare in scaduta, è molto buono. In queste condizioni che vi ho appena detto, la spigola va a caccia approfittando del caos, perché le sue prede sono più distratte. Però allo stesso tempo è anche più distratta lei, e per noi può essere un grande vantaggio per insidiarla. Anche la luna e le maree sono molto importanti. Più lo sbalzo di marea è forte, più il predatore è in attività. Infatti, con la fella non è un buon momento per andare a spinning. L'attrezzatura per lo spinning alla spigola che vi consiglio è, come canna, la Panzerraptor SRGS 76 ml, che ha una capacità di lancio dai 15 a 60 grammi. Questa canna, essendo molto versatile, fa in modo che riuscite anche a lanciare popper e VTV, perché ha la punta non tanto sensibile ma una via di mezzo, quindi vi permette di fare le cercate giuste. Altrimenti la canna, se molto morbida di punta, tende ad appiegarsi nella fase di recupero, quindi i VTV e i popper non fanno il suo dovere. Come mulinello io vi consiglio un 4000. Come filo vi consiglio un trecciato della Sunline in bobina, e come finale un fluorocarbon Sunline 037. Come esche artificiali potete usare dei long jerk come Limana Barone, Kosuke, dei stick bite come il Maria Zappa Rapido F130, Lima Skimmer 125 e il popper tipo il Maria Japan Pop Queen 130. Il recupero dei long jerk può essere fatto in maniera lenta e con cercate lunghe alternate da pause. I popper e gli stick bite vanno recuperati piano con delle cercate vicine. Adesso vi faccio vedere l'attacco di questa bellissima spigola. Questo è il recupero del Maria Japan Rapido 130. E questo è l'attacco. Guardate che bellissimo attacco di questa spigola. Quando si allama ci si accorge subito che lei dà la mangiata secca e potente sull'artificiale. Vi farà una bellissima partenza, ma il combattimento è molto breve. Si lascia andare subito. Per mia esperienza, le spigole dai 2-3 kg sono più divertenti. I colori che vi consiglio sono color sardina, nero argento con la pancia rossa e argento con la testa rossa. Naturalmente, la scelta dell'artificiale dipende dalla zona di pesca e molto sta a noi a crederci. Starà a voi lanciare l'artificiale dove pensate che possa essere nascosta, anche se alcune volte vedrete che vi succederà che vi attaccherà il vostro artificiale in uno spot che non avreste mai pensato. Il bello dello spinning alla spigola è proprio questo: resterete stupiti. Un'altra cosa che voglio dirvi, anche se per molti può essere sensata, vi spiego come guadinare un pesce. Quando il pesce arriva sotto barca, inclinare il guadino e mi raccomando di far entrare per primo la testa del pesce. Mai andare per dietro, cioè dalla coda, altrimenti rischiereste che tiri una codata e lo perdete. Ah sì, per i principianti che si vogliono avvicinare allo spinning, bastano attrezzatura giusta, artificiali e via. Non è difficile come sembra. Ok, siamo arrivati alla fine. Quindi, come vi ho spiegato, la spigola la potreste trovare dappertutto. Con un po' di pazienza, costanza e passione, vedrete che la insidierete presto. Un'ultima mia considerazione: la spigola è un pesce bellissimo. La botta secca che ti dà in canna è unica. Non mi resta cosa dirvi, ragazzi. Buon divertimento! Ciao a tutti! Ciao amici! Alla prossima! Ciao!